Perché mentre si è al volante è vietato usare il cellulare e non è vietato fumare? Secondo 17 senatori di Forza Italia, chi si accende una sigaretta quando è alla guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso di apparecchi radiotelefonici. Da qui la proposta di inserire il seguente articolo nel codice della strada: è vietato al conducente fumare durante la marcia. La sanzione è la stessa che viene applicata a chi utilizza il cellulare, da 161 a 646 euro. Il disegno di legge è stato presentato al Senato ed è stato assegnato alla Commissione Lavori Pubblici. Per i firmatari, fra cui Antonio Razzi e Domenico Scilipoti, la norma andrebbe a tutelare anche la salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo. Ecco un altro vantaggio: il conducente, finalmente, non avrebbe più la possibilità di gettare dal finestrino il mozzicone acceso, evitando così di appiccare incendi a bordo strada. La proposta di bandire le sigarette al guidatore è stata avanzata anche dal Ministro della Salute. Per Beatrice Lorenzin, tuttavia, la norma dovrebbe essere applicata esclusivamente in presenza di minori in automobile.